Una lunga presentazione all'americana, un pubblico delle grandi occasioni, pala rigopiano gremito in ogni ordine di posto per la gara di andata dei quarti di finale scudetto. Si affrontano la Ponzio Pescara e la Lazio. È tutto pronto per cominciare questa partita dal valore già fondamentale. Un saluto da Paolo Sinibaldi. Nel corso della telecronaca ci avverremo anche della collaborazione, del commento tecnico del collega Andrea Costantini, che salutiamo. È tutto pronto e quindi c'è il via di questa partita, che viene arbitrata da Pierluigi Bedendo di Rovigo, Andrea Giada di Mestre e Rocco De Francesco di Bari, mentre il cronometrista è Ruggero Chiarello di Barletta. Formazioni: Ponzio, numero 1 Barigelli, numero 3 Costa PC, numero 5 Correia, numero 6 Del Ferraro, numero 7 Velasquez, 9 Schurz, 10 Dudu Morgado, 11 Menini, 13 Battistoni, 17 Repetto, 19 Cellini, 21 Nicolodi. L'allenatore è Mario Patriarca. Sono assenti per infortunio Bruno Rossa e Bico Pelentir. E c'è subito Edgar Schurz, che dà un saggio del suo tiro micidiale di destro con il primo calcio d'angolo che andiamo a seguire. Dopodiché leggeremo anche la formazione della Lazio, la Lazio che è la squadra. E c'è il gol immediato di Pissi. E che inizio straordinario, straordinario davvero, del Ponzio con Pissi di testa su cross di Schurz. Tutto perfetto, uno schema straordinario che ha subito portato il vantaggio della Ponzio. Beh, se comincia così direi che il pubblico davvero si può gasare tanto. Come l'ha vista Andrea Costantini? Bene, molto bene. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Grande inizio della Ponzio, aggressiva, grintosa. Anche sul piano fisico ho visto un paio di contrasti dove i giocatori di Patriarca sono andati abbastanza duro, ma comunque sportivamente parlando, sugli avversari. E quella è stata una distrazione della Lazio, ne ha approfittato bene PC, l'angolo di Schurz. E dire, Paolo, che nella partita di campionato che ho seguito qui tra Ponzio e Lazio, era stata la Ponzio a subire alcuni schemi da calci d'angolo della stessa Lazio. Qui la situazione si è ribaltata, brava la Ponzio a monetizzare. Siamo appena all'inizio, speriamo che sia il prologo di una grande partita per la Ponzio. E c'è il fallo che viene assegnato ai danni della Ponzio. Formazione della Lazio, in porta c'è il numero 20 Chico Bernardi, si accende una mischia nel frattempo. Il numero 1 invece Patrizi, 3 Alcaraz, 6 Giasson, 7 Baccaro, 8 Fornari, 9 Marchetti, 10 Ippoliti, 12 Varracchio, 13 Zanetti, 14 Nuno, 17 Fantasele. L'allenatore è Gianluca Scacchi, o meglio in panchina Gianluca Scacchi, mentre l'allenatore Dorto è ancora squalificato, quindi in tribuna. C'è la punizione degli uomini maglia gialla, sono gli uomini della Lazio, con il tiro di Baccaro che viene murato dalla barriera, quindi un fallo ai danni della Ponzio. 1-0 il risultato a favore della Ponzio, della squadra di Mario Patriarca, che gioca davanti a un pubblico straordinario. Zanetti, che cosa si mangia? Prima fa una grande cosa Zanetti, perché riesce a deludere la sorveglianza di Battistoni, dopo non trova lo specchio della porta. Il capitano sbaglia! Che errore! Che distrazione di PC, che non si era accorto della presenza degli avversari. E davvero in questo caso la Lazio è stata poco cinica in attacco, diciamo così. Sicuramente sì. Una cosa che ricordo, un'altra cosa che ricordo della partita di campionato, un'analogia: la Ponzio subito in vantaggio con Morgado, poi subì tanto, troppo, le iniziative della Lazio, che riuscì a rimontare in due circostanze in quella partita. Non deve ripetere quell'errore la Ponzio. Qui abbiamo visto una distrazione di PC, non è da lui, PC che peraltro aveva saltato per squalifica la gara di ritorno. Per onestà di cronaca bisogna dire che
Luiz Claudio Costa, PC, gioca da tempo con un ginocchio malandato, ogni settimana per lui è un calvario, sta stringendo i denti e lo sta facendo da grande campione, anche se qui c'è stata una distrazione del numero 3 della squadra pescarese. Comunque bene così, perché la Lazio non ne ha assolutamente approfittato. Bacaro, Alcaraz e poi il tiro dalla distanza è scagliato dal piede di Nuno. Lasciamo anche volentieri spesso il sound di sottofondo, perché è davvero bellissimo, è davvero tanta la gente presente al Pararigopiano, anche in virtù di un accordo che c'è stato con la Pescara Calcio, ma adesso una ammonizione per un brutto fallo di Zanetti, ammonizione che ci sta tutta. È entrato duro Zanetti su Battistoni. Zanetti che ha un soprannome un po' particolare, lo chiamano Seco. Schurz, Dudu, si ferma Dudu e poi cerca ancora una volta Schurz, trova un avversario ma comunque guadagna una rimessa laterale. Battistoni, Schurz, Morgado, Pissi la mette dentro, poi si dispera perché non ha trovato la misura giusta del passaggio. Nuno, Bacaro, Alcaraz che è il capitano della Lazio. Sbaglia la Lazio, Schurz e impegna in una parata a terra Chico Bernardi. È sempre 1-0 qui al Pararigopiano. Imposta Morgado per Schurz sulla fascia destra. Edgar Schurz cerca un dribbling e poi va a commettere fallo su Nuno. Si lamenta Schurz, ma il fallo c'è. Eccolo Nuno. Zanetti imposta Alcaraz, Bacaro, Alcaraz, Bacaro, Nuno contro Schurz. Ancora Zanetti sulla corsia di sinistra, prova a dare la palla a un compagno di squadra, nella fattispecie è Alcaraz a perdere il controllo del pallone e la Ponzio può andare nuovamente a imbastire un'azione di gioco. Lo fa Dudu Morgado per PC, che chiama i giocatori un po' a raccolta, i suoi compagni di squadra. Battistoni e Morgado, PC riconoscibile anche per la fascia da capitano, e lui è il capitano, è il leader della squadra, un giocatore di grande esperienza, primo anno alla Ponzio dopo una carriera spesa negli ultimi anni al Barcellona, una delle squadre più gloriose del mondo di questo sport. Non controlla Battistoni, o meglio è fuori misura il passaggio orizzontale di Schurz. Quindi Lazio con Bacaro, Nuno, Zanetti, Alcaraz, Nuno, la Lazio che è infarcita di giocatori dai nomi grandissimi, importanti, la squadra che ha vinto la Coppa Italia e che ha concluso al secondo posto la stagione regolare, quindi una delle favorite ovviamente anche per lo scudetto, per cui la Ponzio deve fare tanto e bene per battere la Lazio. Il tiro, ce lo siamo visti adesso, è stato di Bacaro.
quando sono trascorsi quasi 6 minuti di gioco. Calcio d'angolo. Oh, che brutto tiro ciccato letteralmente da Alcaraz. Andrea Costantini, due volte la Lazio ha avuto la palla per far male al Ponzio, entrambe le volte non ha trovato davvero la misura giusta. Sì, ma anche l'azione di Zanetti subito dopo il gol di PC. La Ponzio sta concedendo qualcosa. Devo dire che a mio avviso la Ponzio deve fare una gara dall'alto ritmo e invece dopo il gol di PC ha subito un po' rallentato. Anche la Lazio, devo dire, non sta facendo molto per alzare questo ritmo. Vediamo se l'ingresso di Nicolodi, giocatore che è capace di cambiare l'inerzia della partita, può dare ulteriore ausilio ad una Ponzio che sì, è vero, è in vantaggio, ma ripeto, non bisogna fermarsi e bisogna giocare con grande intensità. Ma guarda, io so che Mario Patriarca è un allenatore molto stratega, molto tattico, e sa anche che la Lazio è una squadra che, intanto vediamoci questa azione di Zanetti, è una squadra che ama essere attaccata e forse, non so, ho l'impressione, o potrei avere l'impressione, che stia provando a far attaccare la Lazio per vedere come va. Magari questa può essere una chiave di lettura. Però questa chiave di lettura, che in parte ho visto nella gara di campionato, come ho detto in precedenza, non mi ha convinto fino in fondo. Ricordiamo che al ritorno la gara finì qui 2-2, all'andata fu 9-3 per la Lazio, ma quella era un'altra Ponzio Pescara. Secondo me bisogna giocare con maggiore aggressività. Perché? Perché loro sono una squadra di fini palleggiatori, tutti quanti hanno un grande tasso tecnico, bisogna metterli in difficoltà sull'aspetto fisico. Riparte Correia, a campo, Dodo Morgado, non ci posso credere, questo è un grave errore, siamo al settimo minuto, undicesimo, poteva essere non il colpo del KO, ma quasi, per quello che riguarda il primo tempo ovviamente. Come l'hai vista, Andrea? Beh, l'ho vista... È stata una bella azione di contropiede impostata da Correia. In effetti Morgado lì è stato altruista, ma forse ha ragione. Correia non ha probabilmente seguito fino in fondo questa azione, o forse Correia si aspettava un pallone un po' più all'indietro di Morgado. Sta di fatto che non si sono capiti, peccato. Sì, perché davvero aveva a campo la Ponzio per colpire la Lazio. Insomma, il 2-0 avrebbe avuto sicuramente... Qui rischia l'autogol Bacaro. Da un giocatore con i suoi piedi non ti aspetti certo una svirgolata di questo genere, ma tant'è, la tensione fa anche questo a volte. C'è ancora la Ponzio, si lotta nella zona del calcio d'angolo. Alcaraz, Bacaro ricevuto da Nuno, quindi è entrato anche Fantasele per la Lazio, così come sono entrati Correia e Nicolodi per la Ponzio. Riparte Morgado, e qui c'è il miracolo in uscita di Chico, ma attenzione, non ci si distrae. Un'altra azione, ottavo minuto, Morgado, stavolta va al tiro dopo aver recuperato palla. Bravo Dudu Morgado. Bisogna dire che Chico ha davvero salvato alla disperata. Questa probabilmente è la dimostrazione che dà ragione e conforto alla versione di Andrea Costantini, che in realtà se la Ponzio attacca può far male alla Lazio. Correia allo stop di petto, però poi perde palla. Pissi, e che parata! Non ci posso credere, ancora una volta la Ponzio vicinissima al gol. E qui siamo all'ottavo minuto. Beh, porta quasi vuota, Andrea. Sì, purtroppo Menini ha calciato con il corpo all'indietro, quindi non ha tenuto basso quel pallone, che altrimenti si sarebbe sicuramente infilato, perché
Chico era ancora a terra, la porta effettivamente era vuota, peccato perché la Ponzio ha sprecato due palloni ravvicinati per il raddoppio. È anche vero che la Lazio ha avuto due o tre opportunità in precedenza per l'1-1, però se la Ponzio Pescara gioca in questo modo, aggressiva, pugnace, e ripeto, alza il ritmo, non permette a loro di ragionare, ci sono buone prospettive, perché poi la Ponzio può ripartire e può far male. Abbiamo visto anche Chico Bernardi, il portiere della Lazio, parlamentare con la sua panchina in modo molto polemico, perché evidentemente non ha gradito Chico Bernardi questa leggerezza della sua difesa, con la Ponzio che in più occasioni si è avvicinata al doppio vantaggio. Ecco Alcaraz, quindi a impostare il numero 14 come sempre, grintosissimo Nuno. Poi Alcaraz perde palla e c'è Correia, e non si può sbagliare adesso, il gol è di Correia, viene dato a Correia, ma c'era anche la compartecipazione di Nicolodi, mi sembra vantaggio giustissimo, doppio vantaggio. Ecco, hai visto Paolo, pressione che viene fatta proprio nella metà campo della Lazio, impedendo loro proprio di partire con l'azione. Loro mi sembrano, ripeto, molto sotto ritmo, se la Ponzio li aggredisce poi succedono queste cose qui. Recupero di Nicolodi, palla a Correia, molto freddo, palo rete, non so se c'è stato il tocco di Nicolodi prima che la palla entrasse, per ora diamo il gol a Correia, anche se Nicolodi ci ha messo lo zampino perlomeno nel recupero. Però lo ripeto per l'ennesima volta, ritmo e pressione, la Lazio va in grossa difficoltà, perché loro giocano così, forse non sono ancora una squadra vera nonostante la vittoria della Coppa Italia, bisogna metterli in difficoltà. Ma io lascio volentieri anche questo sound di sottofondo, perché sta scoppiando di entusiasmo il Palarigopiano. 2-0. E chi se lo sarebbe aspettato dopo 10 minuti di gioco? 80% Ponzio, 20% Lazio, che fa fatica a trovare il bandolo della matassa. Si lotta. C'è anche il fischio degli arbitri, perché a cadere a terra è Oscar Velasquez, e quindi c'è l'opportunità per la Ponzio di calmare un attimo le acque, di riprendere a giocare, a ragionare. Velasquez, Correia, lancio lungo e bello per Menini. Menini cerca lo sfondamento con un tiro che colpisce gli stinchi di Ippoliti. E la bomba, ma c'era stato il fischio prima per un fallo forse di Velasquez, fallo in attacco che viene assegnato alla Ponzio. Ponzio che adesso ha tre falli a 9 minuti dalla fine. Cambia qualcosa la Lazio, perché ha fatto entrare sia Ippoliti sia Fornari, cioè forze fresche, perché in questa maniera è entrato anche Giasson, perché in questa maniera evidentemente l'allenatore Dorto, che è squalificato in tribuna, cerca di dare qualche soluzione nuova a una squadra che sembra bloccata. C'è il quarto fallo per la Ponzio, beh, non è una bella notizia il quarto fallo, però è una notizia migliore sicuramente il 2-0 in campo per la Ponzio. Vedete adesso come Fantasele non riesce a capire l'azione, viene preso in contropiede al limite dell'area della Ponzio.
c'è la rimessa con i piedi della Ponzio. Edgar Schurz al controllo e al servizio verso il numero 7 Oscar Velasquez. Non controlla Velasquez, può ripartire in qualche modo la Lazio e c'è il quinto fallo, il quinto fallo, cade a terra colpito Daniele Giasson, ha rischiato anche di andare a finire contro i tabelloni pubblicitari. Cosa può significare il quinto fallo a 8 minuti dalla fine del primo tempo? Significa che ora bisogna stare molto attenti, anche perché almeno un paio di falli sono stati proprio sprecati da pescare in precedenza. Un fallo nella metà campo altrui e si poteva tranquillamente temporeggiare. Pesè! Stava partendo il contropiede della Ponzio, peccato che non c'è stata la finalizzazione. La parata adesso, bella di Barigelli. Eh sì, time out che sta per essere chiamato dalla Ponzio, perché chiaramente bisogna riordinare le idee, perché c'è una situazione di falli un po' complicata e quindi Patriarca deve riordinare la parte difensiva. Para Barigelli, Oscar Velasquez, vediamo se tira, tira ma viene murato. C'è il time out, esattamente così. E adesso Patriarca, immaginiamo, voglia dire ai suoi ragazzi di fare molta attenzione, perché il quinto fallo è una brutta iattura, ma certo parlare di quinto fallo sul 2-0, beh, ci avrebbe messo la firma anche lui. Sì, il punteggio in parte rassicura, vedo Chico scatenato sulla panchina della Lazio, in precedenza ha dato una serie di indicazioni probabilmente difensive ai suoi compagni. Bisogna stare attenti, bisogna, se proprio bisogna fare questo sesto fallo, che lo si faccia in una situazione per cui valga la pena, altrimenti lasciamoli palleggiare, però stando lì marcando. E questo penso che sia l'input che darà Patriarca all'uscita di questo time out. Per il resto la Ponzio, dopo quella fase di transizione appena dopo l'1-0, ha interpretato la partita come doveva, a mio avviso. E citazione di merito per Douglas Correa, che sta giocando una stagione in grande crescendo e questo gol lo simboleggia. Sì, sono d'accordo, perché questo è un giocatore che ha avuto un rendimento altalenante, forse condizionato anche da qualche infortunio, ma mi sembra che stia concludendo in maniera positiva una stagione che comunque è molto positiva per tutta la Ponzio. Al di là di quello che accadrà in questi playoff, la Ponzio ha fatto bene. Dudu Morgado prima sbroglia una situazione difensiva e poi esulta come se avesse fatto un gol. In realtà i gol, lo ricordiamo, sono stati realizzati da Pissi al primo minuto e da Correia al decimo minuto. Attenzione adesso, perché c'è Ippoliti e la palla viene smistata sulla sinistra a un confusionario Daniele Giasson che non controlla. Ippoliti, Zanetti. Giasson, Ippoliti, Zanetti. Eccolo Zanetti. Beh, qui chapeau all'intervento di Barigelli, perché ha mantenuto un piazzamento invidiabile su un tiro quasi a botta sicura di Zanetti. Siamo al tredicesimo minuto. Non ha sofferto minimamente la botta violenta sul petto, anzi ha subito esultato Barigelli, perché Andrea, quegli interventi equivalgono a un gol. Sì, Barigelli benissimo, però io voglio rimarcare la finezza di Fornari, palla di ritorno di tacco, cosa che lui ha già fatto vedere sempre in quella partita che ho già ricordato in precedenza, la partita di campionato, e sempre scambiando con Zanetti, quindi c'è un particolare feeling tra Fornari e Zanetti. Occhio a Dudu Morgado, per Schurz, Velasquez, è che c'è tanto campo e non va.
Velázquez lotta, recupera un pallone importante, questo piccoletto terribile, e poi Chico Bernardi la mette in calcio d'angolo. Sta impazzendo il tifo del Pallarigopiano, tanto tifo, e figuriamoci cosa accadrà nel secondo tempo quando ogni minuto sarà decisivo. Comunque la Ponzio sta tenendo, come vedete già da qualche secondo prolungato nella propria metà campo, la Lazio con un doppio calcio d'angolo, però adesso rischia di partire e parte il contropiede di Zanetti con Barigelli che va ancora una volta a fare una bella parata plastica. 6 minuti e 15 alla fine del primo tempo, 2-0 per la Ponzio. Il tiro e la parata ancora di Barigelli, stavolta un po' più facile il tiro di Fornari su uno schema, diciamo, nel calcio a 5 abbastanza prevedibile. Ecco Fornari, quindi Alcaraz e Zanetti. Alcaraz, ancora Zanetti, Alcaraz, è il colpo di tacco per Jasson, la palla finisce sul palo, si lotta e qui c'è il palo, il palo della Lazio, anche un tiro un po' sporcato, diciamo, da parte di Jasson. E ancora un colpo di tacco di Fornari a illuminare il campo di gioco. Devo dire una cosa, quando Barigelli entra bene in partita, caro Paolo, fargli gol è davvero durissima. Qui un tiro sporco, ma lui era in controtempo, la parata con la punta del piede deviandola sul palo. Barigelli immenso, ripeto, se entra subito in partita come sta accadendo, difficile fargli gol. Difficilissimo, assolutamente sì. Tutto questo è accaduto al 15° minuto, quindi palo di Jasson e intervento comunque impercettibile ma decisivo di Barigelli. Attenzione, seguiamo questa azione, Andrea Costantini voleva intervenire, ma insomma Barigelli per il momento non va in pagella. Sì, però vedi cosa vuol dire il quinto fallo. Ora la Ponzio non riesce più ad essere aggressiva, ha paura di commettere il sesto fallo, fa palleggiare la Lazio che si rende pericolosa. Beh, la Lazio ha grandi giocatori, tecnicamente non si discute, una delle squadre meglio attrezzate, anche se bisogna dire che a livello tecnico, beh, si affrontano due squadre che hanno valori molto alti, sia la Lazio sia la Ponzio, che davvero è composta da giocatori importanti. La Lazio va in grande pressione, mancano 4 minuti e 19 alla fine del primo tempo, è evidente che i capitolini devono e vogliono fare qualcosa di più. Ma è anche vero che la Ponzio ha fino a questo momento giocato un primo tempo egregio sotto tutti i punti di vista. Ippoliti, Alcaraz, colpo di tacco ancora di Fornari, ma quanti colpi di tacco ha fatto questo Fornari? Io personalmente ho visto Fornari fare un gol straordinario in campionato all'acqua e sapone con una rovesciata da figurine panini, e poi colpi di tacco, grande classe, certo, poi ai giocatori si chiede anche concretezza e non sempre Fornari l'ha avuta in questo campionato, perché ha alternato grandissime cose a prestazioni meno positive. In effetti non ha segnato molto, però se come nella partita di oggi lui non tira mai in porta ma mette i compagni davanti al portiere più di una volta, beh, scusate se è poco. No, assolutamente, magari avercene, però intanto vince la Ponzio. Schurz riparte, Schurz supera la metà campo, poi torna indietro per passare la palla al numero 13 Battistoni, quindi PC, quindi Schurz. Guardate Schurz come chiama i compagni, li chiama vicino a sé, lo fa in modo assolutamente particolare, poi
caracollante se ne va in panchina. Giocatore di grande tecnica, Schurz. Bacaro. Bacaro contro il PC. Calcio d'angolo guadagnato dalla Lazio. 3 minuti esatti da giocare. 2-0 per la squadra di Mario Patriarca. Bacaro, vediamo se recupera, sì, ce l'ha fatta e sarà sua anche la rimessa laterale, sarà della Lazio. Una carambola, si riprenderà con un'altra rimessa a favore della Lazio, un calcio d'angolo per la squadra di Dorto. Sbagliatissimo perché Bacaro non viene messo nelle condizioni di controllare. Nicolodi, Pissi, ancora Nicolodi, bisogna fare attenzione al pressing della Lazio. Nicolodi, sbaglia Nicolodi, quindi Zanetti ci riprova. Ippoliti, Zanetti deve indietreggiare, Ippoliti verticalizza e sbaglia. Cercava Fornari, non lo ha trovato, ha trovato, attenzione però adesso ancora la Lazio che stava ripartendo, ma l'intervento difensivo della Ponzio è stato fatto bene. Bacaro, Bacaro, e c'è una deviazione a muro tra Pissi e Nicolodi. Guardate un po', è Nicolodi che si fa male, ma sull'intervento di Pissi involontario. Però è tutto a posto, si rialza Nicolodi che involontariamente era stato colpito da Pissi nel contrasto. Zanetti per la Lazio, Ippoliti e Nuno. Quanti errori in fase di misura da parte della Lazio. Marigelli con i piedi, sbaglia anche lui. Bisogna gestire quest'ultimo minuto e 50 secondi. Nuno, Ippoliti, Bacaro. Bacaro se ne va sulla destra, è la bomba di Bacaro, ma c'è Nicolodi pronto prima a inseguirlo e poi a rimpallare questo pallone. Nuno. Bacaro sbaglia, recupera Ippoliti. Fantasele è entrato e rientrato anche lui, il numero 17, giocatore di grande talento, giovane, ma forse deve ancora fare la dovuta esperienza. 1 minuto e 19 fino a questo momento, che voto diamo alla Ponzio per il primo tempo? Ma gli diamo un 7,5 perché ecco, sarà importante nel secondo tempo e bisogna fare tesoro di quello che è successo nel primo tempo, gestire bene i falli, quindi contemperare l'aggressività che va messa al non sprecare falli inutili, soprattutto se vengono fatti nella metà campo altrui. Non va dimenticato che la Lazio in regular season è arrivata al secondo posto, quindi è una delle squadre davvero più quotate per la vittoria finale dello scudetto. Ippoliti para bene, ancora una volta Barigelli che si arrabbia con i compagni, credo per un difetto di marcatura. C'è il time out chiamato da Gianluca Scacchi, che è l'allenatore che siede sulla panchina della Lazio, anche se l'allenatore titolare è Dorto che siede invece in tribuna. Mancano 49 secondi, chissà Andrea se in questi 49 secondi si farà la Lazio, intendo dire
il portiere di movimento, perché che senso ha chiamare il time out adesso? Ci ho pensato pure io, ma non sto vedendo alcun giocatore. No, infatti. Però ho pensato pure io a questo aspetto, chiamare time out a 49 secondi dalla fine, non so, o c'è uno schema particolare che stanno chiamando dalla panchina della Lazio, e occhio ai calci d'angolo, attenzione ai calci d'angolo della Lazio. Sì, perché c'è questo quasi angolo, diciamo così. Beh, se questo era uno schema molto banale, direi, perché nel calcio a 5 lanci la palla alta, lunga, il tiro al volo ci sta, le difese lo sanno. A meno che non indovini il tiro della domenica o in questo caso del sabato sera. Pissi, Nicolodi, Correia, lancia di prima per la testa, anzi la spalla crediamo, di Battistoni. Si lotta, Correia perde palla perché Nuno è bravo a rubargliela anche senza fallo. Poi è meno bravo in questo controllo, assolutamente goffo, per non dire altro. Pissi, il lancio è buono? No, peccato. Lotta il numero 13, Battistoni con Ippoliti. 15 secondi da giocare. Ippoliti. Ippoliti, Fantasele riceve da Bacaro, non si chiude questo triangolo e si chiude invece il primo tempo, e 2-0 per la Ponzio con le reti di Pissi e di Correia. Intervallo, poi torniamo qui per la telecronaca, Paolo Sinibaldi con la collaborazione tecnica di Andrea Costantini. Siamo ancora qua, Paolo Sinibaldi in telecronaca, Andrea Costantini che disturberemo di tanto in tanto durante questo secondo tempo di Ponzio-Lazio. Gara di andata dei quarti di finale scudetto del massimo campionato, quindi di calcio a 5. Palla di Cupiano di Pescara, gremito, lo abbiamo detto in ogni ordine di posto, per una partita che vede anche tanti tifosi di calcio, perché c'è stata un'iniziativa che ha abbinato di fatto le due partite di Pescara Calcio e Pescara Calcio a 5, quindi tutto quanto molto bene finora, 2-0 a favore della squadra di Mario Patriarca. Andiamo a dare una rinfrescata alle formazioni, la Ponzio che gioca con, in questo momento, Barigelli in porta, poi c'è il numero 11 Menini, il numero 9 è Schurz, il numero 3 è il capitano Pissi e poi il numero 10 Morgado, che tocca palla e per poco non apre il secondo tempo come si era aperto il primo tempo, cioè con un gol dopo un minuto, ma stavolta non è andata. La Lazio schiera in porta in questo momento Bernardi, quindi c'è il numero 14 Nuno, c'è il numero 3 Alcaraz, il numero 13 Zanetti e il numero 7 Bacaro. La formazione è allenata da Dorto, che però si trova squalificato in tribuna. Che secondo tempo ci dobbiamo aspettare? Intanto con zero falli, pressione a metà campo, recupero e palla gol per Morgado. In quest'ultima azione che non si è sviluppata, Schurz poteva ricevere palle e andare direttamente in porta, si sono guardati Chico e Bacaro per dirsi ma chi lo prende quello? Voglio dire, in queste intercapedini, in questi spazi la Ponzio Pescara deve andarsi a infilare, perché è lì che c'è la chiave della partita. Loro, ripeto, sotto ritmo, non hanno una grandissima fase difensiva e possono soffrire molto. La Lazio che a me personalmente non ha fatto una grandissima impressione nel corso del primo tempo, vediamo
che cosa succede, perché io ho l'impressione che nel primo tempo almeno Patriarca abbia azzeccato quasi tutte le scelte. Ma sai, l'organico della Lazio è un po' da fantacalcio, ci sono giocatori assemblati molto molto tecnici, giocatori che tutti quanti vorrebbero nella propria squadra, però poi metterli insieme non è sempre facile. È chiaro che a certi livelli, se ci arrivano, come è successo in Coppa Italia, magari vincono, però non è sempre facile trovare questo tipo di chimica. Speriamo che, ripeto, la Ponzio in queste incertezze e in questi meccanismi sappia mettere ulteriormente dei granelli di sabbia. Intanto il primo fallo se n'è andato, nel senso che la Ponzio lo ha già commesso, con la punizione che adesso viene battuta da Zanetti o da Bacaro, perché adesso colpisce Bacaro, poi colpisce Nuno e para Barigelli. Ragazzo straordinario Barigelli, anche per il suo comportamento sempre lineare, sempre pulito, trasparente, davvero, davvero un bravo ragazzo e anche un ottimo portiere, ormai stabilmente nel giro azzurro. Chico Bernardi imposta Nuno Alcaraz. La rimessa laterale di Zanetti. Ricordiamo anche gli arbitri che sono importanti. Il primo arbitro è Pierluigi Bedendo di Rovigo, il secondo arbitro è Andrea Giada di Mestre, il terzo arbitro è Rocco De Francesco di Bari, il cronometrista è Chiariello, Ruggero Chiariello di Barletta. Menini riprende un pallone che stava per uscire. Menini scambia con Morgado e il passaggio di ritorno è buono, ma non riesce Menini nell'intento di controllare questa palla. Bacaro, metà campo per la Lazio. Nuno. La Lazio che si è tolta il lusso di andare a vincere la Coppa Italia praticamente a casa della Marca Futsal, battendo proprio la Marca in finale. Una competizione, quella della Coppa Italia, che ha visto la Ponzio protagonista, ma protagonista sfortunata, beffata nella semifinale contro la Marca da un clamoroso errore arbitrale. Beh, giustamente Andrea Costantini ci fa notare, lontano dal microfono, che in effetti la finale di Coppa Italia avrebbe potuto essere senz'altro Lazio-Ponzio o Ponzio-Lazio, come stiamo vedendo anche stasera. Schurz. La palla va a Morgado. E finisce fuori, ma c'è una possibilità in avanti per la Ponzio con Schurz. Morgado, numero 13 è Battistoni. Morgado, ancora Schurz. Non, ma avete visto come è schietto il colloquio tra Schurz e Patriarca? Credo che poi Schurz non le manda mai a dire le cose, no? Neanche Patriarca. No, ma Schurz, attenzione, sì, a Schurz più volte l'ho visto battibeccare anche con compagni di squadra, con l'allenatore. Spesso a lui si danno delle indicazioni, lui viene sgridato e lui comunque reagisce sempre a questi rimbrotti, no? L'ho notato spesso. Sì, sì, magari. Ma a me fa impazzire, anche se non, attenzione adesso Battistoni, no, dicevo, a me fa impazzire Schurz per il modo flemmatico in cui gioca, questo modo basato quasi unicamente sulla tecnica, che è un giocatore stupendo, però è anche vero che oggi non mi sembra che stia facendo la migliore delle sue partite, invece la Ponzio sì. Schurz, non trova la misura Schurz. Chiede il cambio Edgar Schurz, non ce la fa più e continua. Continua la querelle tra Schurz e Patriarca.
però magari anche folklore, no? Quando si vince 2-0 si può anche accettare questo. Zanetti, Bacaro, Bacaro porta palla, Alcaraz tira, Alcaraz, la palla non va lontanissima dal palo destro della porta difesa da Barigelli, il tiro scagliato dal piede destro di Fabio Alcaraz. Nicolodi non dà sicuramente un buon passaggio a Battistoni. Bacaro forza clamorosamente il tiro e va a colpire Pissi, che poi si arrabbia perché vuole maggiore concentrazione. Ippoliti, Zanetti, Ippoliti, Ippoliti gioca con il numero 10. Bacaro, il lancio per Nuno e c'è il fallo abbastanza evidente, anche se probabilmente non lo voleva colpire, ma sulla corsa è stato decisivo il fallo di Nicolodi. Nuno reclama un cartellino giallo che in realtà magari ci poteva anche stare, però evidentemente perché l'azione era decisiva, però è vero anche che Nicolodi davvero non lo ha visto, io sono convinto che non si è proprio accorto che stava colpendo Nuno. Ma io penso sì, al massimo un cartellino giallo ci poteva stare, probabilmente sarebbe stato il provvedimento più giusto, però insomma meglio così a questo punto, posizione comunque buona per uno specialista come Bacaro. Sulla palla c'è Zanetti, ma c'è anche Bacaro e più lontano c'è Ippoliti, vediamo che succede. Zanetti, è lui che va a tirare, ma c'è una deviazione. Calcio d'angolo per la Lazio che prova a imbastire qualche azione pericolosa, anche se finora mi sembra che la Ponzio si sia difesa abbastanza bene. Andrea, ricordiamo una cosa Paolo, che non conta il distacco di un'eventuale vittoria, conta vincere, punto, perché poi si sommano i punteggi, quindi se la Ponzio vince avrà 3 punti, la Lazio 0, se dopo gara 2 i punteggi saranno pari si andrà a gara 3 e lì ci saranno i supplementari eventualmente. Attenzione a Nicolodi, naturalmente c'è una buona punizione per la Ponzio adesso, naturalmente ricordiamo che in caso di spareggio c'è un'ammonizione, sì, esatto, è stato ammonito Ippoliti. Sono 2 gli ammoniti se non vado errato, tutti e 2 della Lazio, Zanetti e Ippoliti. No, stavo dicendo che in caso di Bella, la Bella si giocherebbe a Roma, perché la Lazio è arrivata al secondo posto. E poi Paolo, nell'eventuale terza, supplementari, ma poi non ci sarebbero i rigori, passerebbe la Lazio che è la miglior classifica rispetto alla Ponzio, però non conta la differenza reti, questo è importante saperlo. Importante vincere, assolutamente sì. Allora, punizione, vediamo che succede con Dudu Morgado. Sbaglia, clamoroso, clamoroso errore di Dudu Morgado, ma non riparte bene il contropiede di Nuno, Nuno cade a terra, non c'è fallo da quello che abbiamo potuto capire, ma Nuno rimane a terra infortunato, poi sicuramente nella caduta avrà subito qualche problema, ma che brutta battuta di punizione da parte di Dudu Morgado. Sì, pessima battuta, molto telefonata, Nuno l'ha capita, è andato in contropiede, però non c'è fallo perché Nicolodi è intervenuto sul pallone, Morgado ha accompagnato l'azione, Nuno è caduto un po' da solo e cadendo probabilmente ha avuto una piccola torsione della caviglia, ma nulla di grave, sicuramente non è fallo.
Mancano 13 minuti e 22 alla fine della partita. 2-0 a favore della Ponzio. Tutte e due le reti nel primo tempo. Oh, che bomba di Ippoliti. Reclama una deviazione che non c'è. E la palla quindi resta alla Ponzio. Nicolodi, brutto scontro, anche se davvero si è sentito dalla tribuna l'impatto tra i due piedi con il pallone in mezzo tra Nicolodi e l'avversario. Meno male che nessuno si è fatto male. Ippoliti, Fantasele, palla alla Lazio, ancora Fantasele, che mi sembra davvero in confusione questo ragazzo questa sera. Ragazzo, ho detto già, di grandi prospettive, ma oggi non mi pare che sia molto lucido. Nicolodi e Morgado lottano ma perdono la palla. Fantasele se ne va, Bacaro il tiro, stavolta c'è la deviazione netta di Battistoni in calcio d'angolo. 12-28 da giocare. Andrea, io nel mio taccuino personale ho il foglio bianco nella ripresa. Sì, un paio di circostanze, un paio di conclusioni, una dalla parte, una dall'altra, però effettivamente diciamo che la partita ora la Ponzio la sta controllando, rischiando poco. Penso che ora la squadra di Patriarca aspetterà il momento giusto, magari col passare dei minuti, per uscire fuori approfittando di qualche spazio in più che la Lazio può concedere. Sull'azione precedente Nicolodi non si è fatto male, perché lui letteralmente rimbalza, ha una tale esplosività che riesce a cadere e rialzarsi in un attimo, a queste fibre muscolari che lo rendono appunto un giocatore molto particolare, e quello è anche il suo forte. Ora esce per prendere un po' di fiato. Sì, sì, è uscito e ha dato spazio a Velasquez, così come Dudu Morgado dà spazio a Correia. Mentre Andrea Costantini commentava, ho sentito anche un attimo di incertezza della sua voce sul tiro di Ippoliti, che effettivamente è terminato molto al lato, ma l'illusione ottica faceva quasi temere che la palla stesse finendo verso la porta, e anch'io per un attimo ho avuto quella sensazione. Fantasele, Alcaraz, Fantasele sbaglia di nuovo, ma poi recupera. Ippoliti, si lotta, PC però ha la meglio nettamente su Fornari senza fallo. Velasquez, e che bella cosa che si stava inventando Velasquez con la palla che termina alla sinistra della porta difesa da Chico. Guarda, lì è sembrato effettivamente Velasquez fino al momento del tiro, poi è sembrato per un attimo Schurz per come ha colpito il pallone e per come stava per finire dentro quella palla. Posso aggiungere anche un'altra cosa, anche per la capigliatura, perché si sono fatti tutti biondi in questa squadra. Morgado Docet. Sì, Morgado Docet, tutti biondi. Attenzione però, c'è la... che parata! Signori, ancora una volta chapeau a Barigelli, perché hai visto qui al nono minuto come si è allungato, come ha allungato la mano per andare a prendere quella palla, che non era semplice. Parlavamo di esplosività, beh, il dono naturale di Barigelli è proprio la reattività e la esplosività. Lui riesce con mani e piedi a coprire il grande raggio della porta e lo fa con grandissima prontezza. Davvero Barigelli nella nostra posizione si è visto, si allunga all'inverosimile per prendere quella palla. Ora un fallo su Velasquez. Non c'è stato nessun cartellino su questa azione, anche se magari qualcuno in casa Ponzio lo stava reclamando in panchina. È entrato di nuovo al suo posto il numero 9 Schurz, ma adesso è Velasquez. Cade Velasquez e c'è punizione a favore della Ponzio. Si fa male anche Velasquez, o comunque è abbastanza caduto pesantemente a terra, gliela proprio tagliata la gamba
Ippoliti con quell'intervento che poi va, insomma, Ippoliti è un giocatore molto ostico, diciamo così, però gli ha chiesto scusa, anche perché era ammonito. Esatto, volevo farti notare quello, già ammonito, fallo di frustrazione di Ippoliti. Non vorrei essere un falso profeta, però se non arrivano 2 contro 0 davanti a Barigelli è difficile fargli gol. La punizione all'indietro di Schurz per Barigelli con i piedi. Beh, stavolta è un po' velleitario il tentativo di Barigelli. Se ne sta andando anche il primo giro, nel senso che siamo al decimo minuto e quindi siamo al giro di boa della ripresa. Fornari con questi colpi di tacco davvero vuol fare tutto, ma in realtà non si può giocare solo col colpo di tacco. Fornari adesso è al centro dell'area a lottare con PC, si stanno anche sgomitando e magari lontano dalle inquadrature. Fantasele sbaglia di nuovo, ma che sta facendo? Velázquez, Schurz, che bomba! Io non so di quanto è uscita la palla di Schurz, ma era potentissima. Io non so quante parole stia dicendo Patriarca al suo giocatore, infatti Schurz chiede scusa perché qui, anziché esplodere il suo destro, poteva appoggiare dietro proprio a Velázquez, che arrivava a rimorchio e poteva calciare in porta più comodamente. Fornari, attenzione, signori, qui io credo che questo sia uno dei gol più imparabili che io abbia mai visto. Rapido, veloce, certo non doveva essere lasciato lì, però è anche vero che si era inventato il gol. Allora, col miglior PC non avrebbe fatto gol Fornari. E qui ho visto PC proprio in difficoltà nello scatto, è sembrato quasi chiedere scusa mentre correva perché non riusciva a stare dietro a Fornari, che per una volta, messa la fronte alla porta, ha fatto gol al primo vero tiro in porta che lui ha fatto. Gioca tante volte di sponda, ma stavolta bisogna dire una palla buona e l'ha convertita. 2-1. Barigelli non ha accennato nemmeno la parata, ma non poteva farlo, davvero troppo rapido. Attenzione però alla Lazio, che continua sull'onda di un po' di entusiasmo che adesso ha ripreso. Zanetti, tiro e para Barigelli. Bisogna fare attenzione adesso a non perdere la calma, la lucidità, perché la Lazio ha dei giocatori molto tecnici che possono fare tutto e anche il contrario di tutto, ma la Ponzio non dimentichiamo che è sempre in vantaggio e quindi deve comunque giocare la palla con meno assillo rispetto alla Lazio, che invece deve pareggiare questa partita. Invece la Ponzio, che stava giocando bene fino a qualche attimo fa, deve continuare a farlo, perché la vittoria non è così utopistica, pur essendo la Lazio la squadra seconda della regular season, assolutamente. Schurz. Niente da fare, Schurz lo vedo molto polemico oggi, forse troppo. Attenzione a un dato, mancano 8 minuti e 40 alla fine, 4 falli per la Lazio. Sì, potrebbe ribaltarsi la situazione rispetto al primo tempo, per ora però vediamo se la Lazio cade nella tentazione di commettere il quinto fallo, a quel punto sarebbero loro sotto pressione come lo è stata la Ponzio nella parte finale del primo tempo. Pissi, bello, bello, però non potente come avrebbe dovuto essere il tiro di Pissi in condizioni precarie. Schurz. Schurz, Correia, Morgado, Pissi, Correia, Pissi, la dà ancora a Correia. Pissi mi sembra che si stia un po' innervosendo, un po' troppo, si sta un po' innervosendo, forse un po' frustrato per il gol in cui Fornari gli ha preso quel metro di spazio. Pissi che comunque, io lo ricordo all'infinito, sta giocando con un ginocchio in condizioni difficili, brutte. Sì, in effetti, lo ripeto, in occasione del gol
ho percepito proprio questo fattore. Nella Lazio vorrei rimarcare la prestazione di Alcaraz, l'uomo che ha il pallone tra i piedi ora, mi sembra il più positivo, il più costante, l'uomo da dove può ripartire la riscossa della Lazio, perché un giocatore tatticamente preziosissimo che peraltro piace molto allo staff della Ponzio. Però qui si può segnare, e invece no, invece PC non trova la porta, quindi diciamo un occhio in più di attenzione per bloccare questo Alcaraz, potremmo dire questo, Fabio Alcaraz, che ha salvato in questa occasione sul tiro di PC. Si deve pulire il campo, 7 minuti e 20 da giocare, 2-1 il punteggio, perché ha accorciato le distanze poco fa Fornari. Si ripartirà dal calcio d'angolo con Correia alla battuta. Barigelli con le mani facile e sbaglia però il rilancio sempre con le mani. Poi si spiega con PC, ma con il sorriso, per cui nessun problema. Nuno, Zanetti contro Morgado, supera la metà campo, lo stop, o meglio il passaggio con il petto di Zanetti, quindi cade a terra Pissi, ma c'è il fallo a favore della Lazio. Si sta riequilibrando la situazione dei falli, 3 per la Ponzio, 4 per la Lazio. 6 minuti e 51 di sofferenza. Si arrabbia, avete sentito? Cioè, avete sentito? Noi l'abbiamo sentito l'arbitro vedendo come ha urlato, dicendo ai giocatori stai zitto, qualcosa del genere, infatti c'è l'ammonizione di Morgado, ma l'arbitro lo aveva avvisato, proprio aveva urlato con ferocia, c'è la punizione, Zanetti. Nuno, io non ho parole, anche in questo caso vanno ad abbracciare adesso l'allenatore, c'è il gol di Nuno quando siamo al 13° minuto di gioco, tiro di Nuno su azione di punizione che lascia di sasso davvero la porta difesa da Barigelli. Che cosa è successo secondo te? La palla si è andata a insaccare, ma era abbastanza morbida come conclusione quella di Nuno, forse non ha visto partire la palla, ma forse è passata proprio nella zona che doveva essere presidiata dalla barriera e che Barigelli quindi non stava coprendo, la palla è passata pian piano lì in mezzo e si è infilata. Un peccato, ora bisogna ripartire da capo, la Ponzio ha assolutamente bisogno di vincere questa partita per presentarsi 1-0 nella Serie a Roma, altrimenti sarà molto molto dura espugnare il campo laziale giovedì e portare a casa la qualificazione. Peccato, perché forse la Ponzio si è fermato un po' troppo in questo secondo tempo e la Lazio col suo passo ha recuperato. Ripeto, l'ho detto più volte nel primo tempo, quando la Ponzio è stata aggressiva ha prodotto occasioni, ha recuperato palla e ha creato in contropiede i presupposti per segnare. Quando non lo ha fatto e la Lazio la lasci palleggiare, prima o poi loro arrivano dalle parti di Barigelli, che non può sempre arrivarci poi. No, non si può certamente fare affidamento solo, diciamo, su Barigelli, perché è tutta la squadra che gioca, Barigelli ha fatto il suo. Certo, qui il tiro ha sorpreso sicuramente la difesa della Ponzio. 2-2, mancano 5 minuti e 46, le reti della Lazio sono state segnate nella ripresa da Fornari e Nuno. Invece Pissi e Correia avevano portato la Ponzio sul 2-0.
Vediamo che succede adesso, perché c'è molta curiosità per capire come la Ponzio opererà per reagire. Ne ha le potenzialità Nicolodi, Battistoni, Dodo Morgado, Correia, Nicolodi, Morgado e Battistoni. Recupera palla, bravo il numero 13 della Ponzio, quindi Dudu Morgado, Nicolodi. La Lazio va a pressare nella metà campo della Ponzio, cade Battistoni, c'è una manata di Nuno, si arrabbia la panchina della Ponzio. Tu cosa hai visto, Andrea Costantini? Io ho visto Nuno che ha rischiato grosso, perché stava secondo me facendo partire un colpo con il pugno, poi si è mantenuto. Se l'avesse lasciato partire probabilmente sarebbe stato espulso, perché era tutto sotto gli occhi dell'arbitro. E Nuno chiaramente lo conosciamo, un giocatore di temperamento, ma qui ha rischiato. Interessante vedere, Paolo, se la Lazio si accontenta di questo pareggio, cercando poi di chiudere il discorso con una vittoria in casa giovedì, oppure se cercano addirittura il colpaccio. Domanda da $1 milione. Anche perché 4 minuti e 39, quelli che mancano alla fine della partita nel calcio a 5, sono una eternità. Battistoni non va, può ripartire ancora la Lazio con Chico Bernardi. Nuno, Fantasele, Bacaro, ricevuto da Nuno, deve difendersi da Correia, lascia partire la palla verso la profondità, ma non c'è nessuno in quella profondità. Dodo Morgado, Nicolodi. Ricordiamo che nella Ponzio mancano Pelentir e Rossa, mentre nella Lazio manca Antonio De Oliveira, in arte Dimash. Bacaro cade e c'è il fallo di Correia. Paolo, uno spera sempre di non parlare degli assenti, confidando nel fatto che le assenze non si sentano, però io penso che Bico Pelentir questa sera avrebbe fatto molto molto comodo a Mario Patriarca. Sì, giocatore comunque importante, ma purtroppo le sue condizioni in dubbio fino all'ultimo non gli hanno permesso di giocare. Nicolodi! Oh! Mamma mia, che reazione, che gol, che spettacolo! Beh, questo è un gol di una bellezza e di una potenza eccezionali. Siamo al sedicesimo minuto. Nicolodi, potenza, precisione, rapidità, bellezza, spettacolo. Nicolodi, spettacolo, ma soprattutto il giocatore che cambia l'inerzia della partita, che dà il cambio di ritmo, che con la giocata singola aiuta una squadra che in quel momento sembrava in difficoltà, recupera, va via in velocità a Nuno, e poi che potenza in corsa, palla sotto l'incrocio, Chico davvero non si è potuto neanche muovere. Gol fantastico di Douglas Nicolodi, degno, speriamo così, di risolvere una partita così importante. Ponzio effettivamente sembrava in leggera difficoltà dopo il doppio gol subito dalla Lazio, e invece i grandi campioni, ma anche oserei dire le grandi squadre, sanno reagire così. E poi guardate, io sto guardando anche PC, qui c'è uno spettacolo anche nel contorno, non solo in campo, Andrea. E le grandi reazioni passano per i grandi giocatori.
Questo è un ragazzo molto giovane, Paolo, ma ha già una grandissima personalità e può permettersi in campo di fare quello che ci ha mostrato. Un'azione di grande classe, oltre che poi di potenza, di tecnica, ma davvero di grande classe e di grande personalità. È un astro nascente, forse è già nato, Douglas Nicolodi. 3 minuti da giocare, poco più. Punizione per la Lazio con Ippoliti e Bacaro sul pallone. Zanetti, distrazione non fatale perché Barigelli si è assolutamente immolato alla giusta causa. Avevano lasciato solo Zanetti in mezzo all'area, incredibile, dormita su questa azione di punizione. E ora Nuno ancora una volta fa male all'avversario, in questo caso a Barigelli. E Barigelli è uno che non finge mai, la botta l'ha presa. No, Nuno si è tirato indietro proprio con l'intento di colpire Barigelli mentre Barigelli saltava, quindi levandogli l'appoggio nella ricaduta, e Barigelli è andato giù a peso morto. Davvero non mi spiego di un fatto, l'arbitro era lì, ha visto tutto, come fai a non fischiare un fallo così? Tornando all'azione precedente, quasi un suicidio della Ponzio, lasciare un giocatore libero su uno schema da calcio piazzato nel cuore dell'area di rigore. Bravo lì Barigelli a chiudere lo specchio della porta, ma qui Nuno non è stato affatto corretto perché è stato un gesto davvero da biasimare. No, tra l'altro Nuno recidivo, forse si spiegano i due, si stanno spiegando Barigelli e Nuno, anche perché si conoscono, meno male che non c'è astio cattiveria, si spiegano, vedete com'è. Però la botta effettivamente l'ha data e Barigelli è rimasto a terra. Patriarca adesso sta sicuramente chiedendo ai suoi di gestire i 2 minuti e 59 finali, perché entrambe le squadre sono gravate da 4 falli e in 3 minuti può succedere davvero tanta roba. Mi pare di aver percepito un richiamo di Pizzoli nei confronti di Barigelli. Pizzoli, il vice allenatore della Ponzio Pescara, Barigelli ha risposto a tono, poi è intervenuto Velasquez un po' a calmare gli animi, forse in riferimento all'uscita precedente di Barigelli. Ripeto, il portiere in quella zona del campo, cioè in area di rigore, va assolutamente tutelato, quello è un contatto falloso. Sì, sì, comunque è chiaro che anche sarebbe stato il quinto fallo, anche in questo caso i toni che vengono utilizzati sono dettati dall'agonismo. La Lazio giocherà gli ultimi 3 minuti col portiere di movimento che è Ippoliti. La Lazio deve rischiare tutto e la Ponzio potrebbe approfittarne. Bacaro. Tra l'altro Bacaro, Zanetti e Fornari insieme, Lazio molto offensiva con Ippoliti e quindi il portiere di movimento. Ah, guarda, c'è solo un giocatore piuttosto tosto che è Nuno, mentre gli altri sono giocatori molto offensivi. Adesso ovviamente per difendere è rientrato Chico Bernardi. C'è anche Gustavo Menini in campo per la Ponzio adesso. Lo stop è molto bello proprio di Menini. Per Pissi indietro per Barigelli. Il lancio lungo, ancora uno stop. E ancora Nuno che va a marcare abbastanza con vigoria, recupera comunque la palla la Lazio. Zanetti, portiere di movimento Ippoliti, Nuno e Bacaro. Sbaglia Fornari. Quanto sta rischiando la Lazio. Fornari ha fatto un gran gol, ma io continuo a dire che oggi è da 5 la sua partita. Sì, qui ha rischiato molto, Pissi, peccato non abbia centrato lo specchio della porta, ma ora sarà così, Lazio ha sprombattuto e la Ponzio cerca il colpo da biliardo per chiuderla. Zanetti, Ippoliti, Nuno, qui intanto si alzano le bandiere bianco-azzurre della Ponzio in tribuna. Bacaro,
un minuto e 30, anche meno. La rimessa di Fornari. Bacaro ha davanti a sé Morgado, va indietro per Nuno, poi Ippoliti. Vediamo che cosa fa la Lazio e come reagisce la Ponzio. La Ponzio che è in vantaggio per 3-2. Bacaro, ancora Bacaro, Ippoliti, Zanetti, Ippoliti, Nuno, Bacaro tira, ma è un tiro forzato. Meno di un minuto da giocare, sta finendo. Ippoliti, Nuno, Bacaro, Fornari non trova il gol perché Barigelli ci mette la sua manona per deviare in angolo. Che succede? Mamma mia, che rischio! Zanetti, che cosa ha sbagliato Zanetti? Incredibile! Si salva la Ponzio e poi Barigelli si arrabbia con Bacaro per fare arrabbiare Barigelli. Caro Andrea Costantini, ce ne vuole. Ma io non ho capito che cosa sia successo. Ho visto un giocatore frenare addosso a Barigelli involontariamente. Non so se si sono detti qualcosa prima. Riparte la Lazio, azione molto contestata perché c'era un fallo e poi sfiora il gol proprio Zanetti. Si deve concludere al più presto questa partita perché adesso c'è un giocatore a terra, si tratta di Menini che è stato toccato da Chico Bernardi. Beh, adesso la partita si sta incattivendo. In effetti Chico ha messo però nell'azione precedente non dovrebbero accadere. Nell'azione precedente Menini ha subito quel contatto, è andato giù, hanno chiesto il calcio di rigore, rialzandosi ha avuto un alterco con Chico e Menini ha cercato di ostruire il cambio di Chico con, se non sbaglio, Ippoliti. Probabilmente poi i due sono tornati a contatto e Chico avrà rifilato qualche colpo a Menini, che ora si è rialzato. Non sto vedendo provvedimenti disciplinari, almeno al momento, anche se ora vedendoli richiama entrambi, ma solo verbalmente. Sì, guarda, io credo che è come hai detto tu, fondamentalmente è questa la sintesi, però è chiaro che non sono cose belle da vedere. 22 secondi da giocare, atmosfera ovviamente incandescente qui al Pala Rigopiano di Pescara. Tra l'altro non sarebbe stato assurdo dare il calcio di rigore lì su Menini. Tutto è il contrario di tutto, può succedere nel calcio a 5, ma la Ponzio sta vincendo per 3-2, una grande partita di intensità notevole, mai scontata. Ippoliti, Zanetti, Nuno, perde palla la Lazio e probabilmente adesso a 9 secondi dalla fine la Ponzio è un po' più sollevata. Bacaro sbaglia e sta per segnare la Ponzio, mancano 3 secondi. Io credo, Andrea Costantini, che questo 3-2 sia un risultato giusto per quello che abbiamo visto nell'arco dei 40 minuti effettivi. Sì, intanto ci siamo divertiti, grande partita, soprattutto perché è tesa, perché si è arrivati con questo guizzo di Nicolodi che l'ha risolta, poi grandissima tensione alla fine, penso ne vedremo ancora delle belle. Ha vinto meritatamente la Ponzio perché è stata sempre avanti, lo è stata dall'inizio, quando c'è stata la parità ha avuto la forza di trovare con quel gran gol di Nicolodi il gol del 3-2, si abbracciano il presidente D'Angelo Antonio e l'amministratore delegato Iannascoli, fanno festa
a metà campo loro hanno già invaso il terreno di gioco. La Ponzio ha meritato per questo, però si beccano ancora i giocatori e a Roma penso che sarà ancora battaglia. Attenzione qui, c'è Pissi che va a allontanare Schurz perché nudo, non so che cosa ha combinato. Bene, allora la partita è stata bellissima, queste code ovviamente non piacciono a nessuno. Si giocherà la gara 2 giovedì a Roma, c'è PC che calma tutti, 3-2, la Ponzio non deve fare sciocchezze adesso perché la partita l'ha portata in porto in maniera positiva. Adesso io credo che si continua, io credo che le immagini debbano testimoniare quello che sta accadendo, anche se avremmo avuto più piacere di parlare solo della partita. Non si riesce proprio a fare questo terzo tempo, eh. Adesso il PC che prova a calmare tutti dalla mano e speriamo che si possa concludere così. Ponzio batte Lazio 3-2, gara di andata dei quarti di finale scudetto. Un saluto da Paolo Sinibaldi per la telecronaca, grazie a Andrea Costantini per il commento giornalistico e grazie alla parte tecnica di Andrea Marcantonio.